di Conte proprio intriga molto, intanto perché veniamo dallo stesso contesto, cioè l'università. Allora, che conoscenze politiche di politica attiva ha un professore di università? Il consiglio di facoltà. Io sono stato preside, quindi so bene quali sono le dinamiche che si creano, ma è l'unica esperienza politica che Conte ha portato come presidente del consiglio. Allora, si è ritrovato Presidente del Consiglio quasi all'improvviso, diciamo. Prima sembrava che andasse in porto, poi no, poi di nuovo sì, si è trovato Presidente del Consiglio. Pochi giorni dopo, pochissimi giorni dopo, si è ritrovato in Canada, seduto allo stesso tavolo con Trump, con la Merkel, con Macron, eccetera. E io pensavo, perché mi intriga, ripeto, la figura, ma questo che fa, che dice? Cioè, non si tratta di essere passato, che so, da un gruppo di avvocati a un gruppo di professori di università o di ministri. No, addirittura col consesso più importante del mondo. Poi lui ha raccontato che Trump lo chiama Giuseppino, queste cose qua, ma insomma. Ma che succede nella testa di un professore che fa? Dopodiché. Siccome lui però è pugliese e i pugliesi nel sud sono la parte più concreta, diciamo, del meridione, più manageriale, Già Pomicino la guarda ha una malissimo. grande. No, più, ma, Sì. noi È stato cantiamo. Noi siamo, fulminato, fulminato noi da napoletani siamo più Pomicino. fantasiosi, ma loro sono molto più concreti. Lui, man mano, praticamente sta dimostrando di avere delle capacità infinite di mediazione, I greci avevano due caratteristiche, coltivavano due caratteristiche. Una la chiamavano thesis, cioè la capacità di andare dritta alla meta, prendere decisioni, era la freccia, diciamo. E l'altra era la metis, cioè la capacità del serpente, la capacità del commerciante, la capacità di chi deve continuamente mediare. Quest'uomo sta dimostrando di avere una capacità di mediazione. Perfino secondo me pericolosa, perché chissà dove arriva, questo diventa Papa o Presidente degli Stati Uniti se va avanti di questo passo. Poi c'è una cosa, che ha la fortuna di avere due vice di un livello talmente inferiore dal punto di vista culturale, dal punto di vista, insomma, anche dell'articolazione di un periodo, diciamo, e di conoscenze di lingue, eccetera. Dove vanno loro in Europa? Infatti non ci vanno. Quando si dice che Salvini non va mai in Europa, che so, si sono fatti, mi pare, 6 o 7, leggevo sulla stampa, riunioni negli ultimi mesi sugli immigrati e lui non ci è mai andato. Ma secondo me lui ha problemi di lingue. Che parla lì? Io non lo so. Qui abbiamo un tale dislivello tra Conte e gli altri due che secondo me lui man mano. Con l'intelligenza che sta dimostrando, ce la troveremo Presidente della Repubblica fra qualche decennio. Ah, ecco, Presidente della Repubblica.